Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria fa ancora discutere la politica, ma non solo, anche Bruxelles, l'insieme, la proposta soprattutto che era in prima pagina del Sole 24 Ore di domenica come anticipazione del libro di Matteo Renzi. Il libro si chiama Avanti, la proposta di cui parliamo è quella di per 5 anni mantenere un deficit al 2,9%, quindi sotto il 3%, ma non, e quindi non ottemperando né al fiscal compact da un lato né alle promesse fatte di riduzione del deficit nei prossimi anni. La proposta appunto è contenuta nel libro e dice: in questo modo potremmo tirare giù le tasse a famiglie con figli, artigiani, piccoli imprenditori, a chi non ce la fa. Sulla proposta il PD si è diviso. Il ministro Delrio ha dato ragione al segretario, a Renzi: firmare il fiscal compact e il pareggio di bilancio in Costituzione è stato un grave errore, le cose vanno cambiate. Molto più tiepido invece il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ha detto: attenzione, non ridurre il deficit come promesso e mantenerlo sotto il 3%, ma non portarlo all'1,7, 1,5 e poi allo zero, è un rischio che ci si può prendere solo se parallelamente si spinge su investimenti, privatizzazioni e riforme. Di questo parleremo, perché c'è stata una risposta anche molto molto fredda dell'Europa, mentre per quello che anche forse piccata per alcuni versi. Per quello che riguarda l'altro tema del programma, è il rapporto Istat oggi, un rapporto sulle casalinghe in Italia, dove viene certificato come il numero di donne che si dichiarino casalinghe in questo paese sia di 7.338.000, sono 500.000 in meno rispetto a 10 anni fa. L'età media è 60 anni, ma la cosa che lascia più sorpresi è che tra l'altro le anziane di 65 anni e più superano i 3 milioni, rappresentano il 41% del totale. Quelle più giovani sono meno di una su 10, solo l'8,5% delle donne che hanno fino a 34 anni si dichiara casalinga, e vivono maggiormente, prevalentemente nel centro-sud, il 64% della popolazione. Ma quello che dicevo lascia più sorpresi è che una giovane casalinga su 5, quindi dell'8,5% che ha meno di 34 anni, vive, una su 5 di questo 8,5%, in condizioni di povertà. Il rischio è 5 volte superiore alle donne invece occupate. Il 20% delle giovani casalinghe vive in condizioni di povertà assoluta, e tra l'altro non solo è un'incidenza più alta rispetto a chi lavora, ma anche rispetto alle casalinghe più anziane, oltre i 64 anni. Lì probabilmente c'entra anche la pensione o la reversibilità della pensione. Di questo parleremo soprattutto nella seconda ora del programma. Anticipo già a chi me lo sta chiedendo al 349-238-6666 per sms e whatsapp che ricorderemo anche la figura di un grandissimo manager e a mio avviso, non solo a mio avviso, uno dei massimi conoscitori ed esperti del mondo di petrolio. È scomparso prematuramente oggi Leonardo Maugeri, nostro ospite più volte nel programma, già da quando scrisse un bellissimo libro che si chiamava Petrolio. Era il numero due è stato per molti anni il numero due dell'ENI in era Mincato, poi lasciò l'ENI quando arrivò Scaroni all'ENI, andò a insegnare ad Harvard, dove insegnava appunto da ormai molti anni, purtroppo scomparso prematuramente. Ascolteremo però anche l'ultima intervista che abbiamo realizzato con lui, quando in maniera, come sempre, con una grandissima capacità di analisi e previsione, anche controcorrente, contro la vulgata, chiarì perché il petrolio, nonostante il tentativo dell'OPEC di limitare il tetto di produzione, non sarebbe salito, sarebbe anzi sceso, e chiarì anche perché il braccio di ferro dell'Arabia Saudita
con gli Stati Uniti di buttare giù il prezzo del barile per mandare fuori mercato tutti i piccoli produttori di shale oil era un braccio di ferro destinato al fallimento, come è avvenuto in molti altri casi. Anche quella volta Leonardo Maugeri ha avuto ragione, e ascolteremo un pezzo di quell'intervista anche per ricordarci, insomma, quando un italiano in questo caso viene riconosciuto come uno dei massimi esperti mondiali di petrolio ed energie fossili. Poi uno potrebbe dire mai nemo profeta in patria, purtroppo nella parte finale della carriera professionale di Maugeri anche questo avvenne. Per quello che riguarda la borsa invece, oggi Milano più 0,90%, Parigi più 0,60%, come Francoforte, Londra più 0,40%, Dow Jones invariato. Ferrari molto bene, più 3,32%, Italgas più 3,30% anch'essa, e poi Case New Holland Industrial più 2,5%, Moncler più 2,20%, come Enel il 2% lo guadagna Buzzunici e Messaipem, ma anche Steam Microelectronics, l'1,50% rialzo di Snam e Mediolanum, l'1,30% quello di Banco BPM ed Exor. Fronte opposto invece Hughes, Net-a-Porter meno 3%, Telecom meno 2%, UbiBanca meno 0,70%. Dicevo, 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è trasmesso anche in diretta attraverso il sito della radio e la pagina di Facebook. Andiamo con le altre notizie in breve. E parleremo dopo appunto del petrolio, anche per ricordare la figura di Leonardo Maugeri. Oggi segnalo che il barile è in calo a $44, il Cremlino ha detto non ci sono accordi per ulteriori tagli, mentre in tema di materie prime, ma questa volta di carattere alimentare, il rallentamento della crescita della domanda di materie prime agricole a livello mondiale porterà a prezzi bassi per il prossimo decennio. Questo è il rapporto annuale FAO-OCSE, dopo vari picchi negli anni scorsi, soprattutto tra il 2007 e il 2011, prevedono che gli esperti che il rallentamento nella crescita della domanda porti a una riduzione forte dei prezzi delle materie prime, prezzi bassi quindi per i prossimi 10 anni. Notizia invece molto importante sul fronte della logistica e nello specifico dello shipping, quindi del trasporto via cargo, via nave. Perché? Perché il gruppo statale cinese operativo nello shipping, si chiama Cosco, ha annunciato che comprerà e controllerà appieno il gruppo Orient Overseas International, con un'operazione da 6 miliardi e 300 milioni di dollari. In questo modo il gruppo diventerà il terzo a livello mondiale come operatore di shipping, supererà infatti i francesi di CGM e si piazzerà alle spalle del leader danese Maersk Line e della svizzera Mediterranean Shipping Company, che poi è MSC, quella che controlla il gruppo a ponte, che controlla anche MSC Crociere al primo posto. Nel frattempo veniamo all'Europa. Germania, dalla Germania arriva un dato molto positivo sul surplus commerciale, si amplia a 20 miliardi e 300 milioni la differenza tra quanto la Germania esporta e quanto importa, superiore, dicevo, il dato alle attese degli economisti, a discapito di ogni richiesta arrivata alla Germania di ridurre questo attivo commerciale. Nulla è cambiato. Come si riduce un attivo commerciale? Beh, magari facendo qualche investimento in più che porta qualche importazione in più. Comunque, non voglio tornare su una vecchia polemica oggi. L'Europarlamento invece ha bocciato la proposta sullo status dei cittadini dell'Unione Europea nella Gran Bretagna post Brexit. La proposta avanzata da Londra, secondo l'Europarlamento, è una doccia fredda che rischia di creare nel Regno Unito una cittadinanza di seconda classe, e il Partito Popolare Europeo ha minacciato di porre il veto a qualsiasi accordo non basato sulla piena reciprocità
e ha anche avvertito non approveremo nessuna estensione del termine del 30 marzo fissato per la chiusura dei negoziati. Nel frattempo in Gran Bretagna la situazione è sempre molto complicata per Theresa May, addirittura si ipotizza un ritorno di Cameron, e la May, insomma, oltre che essere in estrema difficoltà, c'è chi dice che sia già iniziato il conto alla rovescia per la fine del suo mandato. Mentre venendo dalla Gran Bretagna all'Italia, e al di là, diciamo, delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, dell'ex Presidente del Consiglio, di cui parleremo subito, su rottamare il Fiscal Compact, oggi un dato interessante lo diffonde scuola.net. Ci sono due dati interessanti sulla scuola. Uno è il rapporto OCSE, che misura come solo in Grecia, oltre che in Italia, gli stipendi degli insegnanti in questi anni siano calati come valore, mentre in altri paesi gli stipendi degli insegnanti sono cresciuti anche e soprattutto dopo gli anni di crisi. Lo dico perché è giusto ragionare sul merito, critichiamo delle volte i sindacati per una difesa dello status quo nel mondo dell'insegnamento, e anche abbiamo messo in classifica venerdì scorso la cattiva, o meglio la bruttissima abitudine di falsificare i dati sulla 104 quando ci sono gli avvicinamenti per gli insegnanti. Detto questo, però, un paese che vuole investire non solo a parole sul suo futuro non può continuare a tagliare gli stipendi degli insegnanti, che introduca termini di merito, valutazioni di merito, con buona pace dei sindacati, e poi si vadano a dare degli incentivi, dei bonus, degli incrementi agli insegnanti meritevoli. Siamo l'unico paese, ripeto, al di là della Grecia, ad aver ridotto il valore nominale degli stipendi degli insegnanti in questi anni di crisi. L'altra notizia che riguarda il mondo della scuola invece riguarda gli studenti, che quest'estate stanno svolgendo esperienze di alternanza scuola-lavoro, e questa è una buona notizia, perché l'alternanza scuola-lavoro per molti studenti è un elemento fondamentale. Sono il 16%, quindi fra i 100 e i 150.000 che hanno concluso il terzo e quarto anno delle superiori, come previsto dalla legge 107, quella che va sotto il nome di buona scuola. Sono quindi molte le aziende che stanno accogliendo i ragazzi. Tra l'altro il colosso assicurativo tedesco, ma nella sua, diciamo, divisione italiana, Allianz Italia, ha deciso di andare anche oltre l'alternanza scuola-lavoro, sperimentando la dualità scuola-lavoro sul modello tedesco. E cioè non è solo un'alternanza da stage, perché 30 studenti del quarto anno di alcune scuole superiori milanesi sono stati assunti con un contratto di apprendistato part-time al 30%, con tanto di stipendio, sono 7.000 euro lordi l'anno. Uno mi può dire non è tantissimo, sicuramente non è tantissimo, però contributi, buoni pasto, ferie e altri benefits. 3 giorni di 8 ore lavorative al mese durante l'anno scolastico, perché non è che lavori, fai, hai 3 giorni al mese, e un periodo di alcune settimane nei mesi estivi, ma tutto è retribuito, appunto contributi e il resto, e buoni pasto e quant'altro, per 3 giorni lavorativi al mese. Sono circa sostanzialmente 300 euro netti al mese. Su questo la nostra Maria Piera Ceci ha raggiunto Letizia Barbi, che è responsabile di sviluppo e gestione risorse e amministrazione di Allianz Italia. Ma l'idea ci è venuta da quello che vedevamo nella nostra casa madre. La Germania, come è noto, ha un'esperienza ormai consolidata di lunga data sulla dualità, e ci piaceva portarlo invece nella realtà italiana, dove almeno a nostra conoscenza, nel nostro settore assicurativo, finanziario, comunque nel mondo della professione, chiamiamolo così, non c'erano esperienze di questo tipo, e così ci siamo lanciati in questa avventura. Perché un progetto di questo tipo in Allianz? Quale può essere il ritorno per un'azienda come la vostra? Ma il ritorno noi lo vogliamo fare solo, diciamo, con uno scopo sociale. Vogliamo dare a questi ragazzi un vantaggio competitivo, cioè vogliamo che loro siano più preparati di coetanei quando si presenteranno sul mondo del lavoro, quando definitivamente si presenteranno al termine degli studi, intendo prevalentemente universitari, sul mondo del lavoro. Sicuramente fa bene anche all'azienda, perché c'è questo scambio anche di generazionale, di confronto, di comunicazione, perché noi non eravamo abituati ad avere 17enni come è stato da ottobre in azienda. Ancora due notizie. Allora, con l'approvazione definitiva del decreto correttivo previsto questa sera in Consiglio dei Ministri, si andrà a completare i cantieri delle regole della riforma della pubblica amministrazione. In particolare, il provvedimento che sarà varato dal governo questa sera blinda le procedure cosiddette sprint, da chiudere entro 30 giorni, per la sospensione prima e licenziamento poi di chi timbra l'entrata, i furbetti del cartellino e poi non va in ufficio.
del licenziamento in 30 giorni per i dipendenti pubblici assenteisti colti in flagrante si parla da oltre un anno, perché il decreto sul tema, è uno dei primi a essere approvato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno del 2016. E ancora, l'autorità garante per la concorrenza e mercato del lavoro e mercato, scusatemi, ha dato il via libera a Intesa San Paolo per l'acquisizione degli attivi e dei rami di azienda di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Non ha avviato un'istruttoria, ha tenuto conto della comprovata mancanza di interesse all'acquisizione dei rami di impresa in oggetto da parte di altri operatori di mercato. Non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a pregiudicare l'assetto concorrenziale. Cioè, l'autorità dice, siccome non si è fatto avanti nessuno, riteniamo che questa acquisizione non va a pregiudicare l'assetto concorrenziale dei mercati nel mercato bancario. E oggi il ministro Padoan ha definito come fuori luogo il giudizio, le critiche sull'unione bancaria, le critiche sull'operazione delle banche venete. Sentiamo questo velocissimo passaggio. Sono state gestite queste crisi in una fase di transizione difficile con il minor costo possibile per i contribuenti e per l'economia, quindi questo rafforza l'unione bancaria, non indebolisce. Buttiamo giù il debito pubblico che ha l'Italia, che è il nostro problema, ma contemporaneamente torniamo ai parametri di Maastricht, quelli del 3% di deficit e del 2% di crescita, per dare un po' di ossigeno all'economia. Che cosa vuol dire? Vuol dire rottamare il fiscal compact e l'austerity e avere un percorso per i prossimi 5 anni che porti una riduzione delle tasse per chi? Per le famiglie, soprattutto quelli con figli, per gli artigiani, i commercianti e i piccoli e medi imprenditori e per chi non ce la fa. La mia proposta è che anche gli altri partiti accettino questa soluzione, perché vuol dire 30 miliardi di euro in meno di tasse. È una cosa che serve agli italiani, non al PD. Questo è il commento oggi di Matteo Renzi, dopo che ieri sul Sole 24 Ore è stato pubblicato un ampio stralcio del libro in cui Renzi diceva: per 5 anni manteniamo il deficit al 2,9%, quindi non andiamo a ridurlo come promesso per portarlo a zero, sospendiamo, rottamiamo il fiscal compact, cioè l'idea che tu debba portare il debito al 60%, e usiamo questi soldi, 30 miliardi all'anno, per ridurre le tasse a chi ne ha bisogno. Oggi tra l'altro nel libro è emerso anche che c'è l'idea di un assegno universale per i figli. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Francesco Daveri, che insegna politica economica alla Cattolica di Piacenza. Buonasera Daveri. Buonasera. Grazie anche a Adriana Ceretelli del Sole 24 Ore, la mitica editorialista sui temi di Bruxelles. Diciamo buonasera. Buonasera Adriana. Bruxelles non è che l'abbia presa benissimo, però prima di tutto, siccome poi Daveri ci deve anche lasciare, da all'economista lo chiedo, poi veniamo alla valutazione politica. Oggi in un'intervista a Corriere della Sera il ministro Calenda dice: si può ipotizzare questo solo a patto che vengano fatte le riforme, vengano garantiti investimenti, cioè nel senso puntare sui fattori di crescita, e soprattutto investimenti, privatizzazione e riforma, cioè se noi andiamo avanti con un pacchetto complessivo. Allora, la convince la proposta di Renzi? E se sì, perché? Se no, perché? La proposta di Renzi è un po' un bisticcio logico, nel senso che si può fare tutto, si possono ridurre le tasse e far salire il deficit, però insieme non si può anche dire che staremo facendo scendere il debito. Ecco, quello che si può dire all'Europa e provare a convincerli della bontà delle nostre argomentazioni è dire che abbiamo bisogno di rilanciare l'economia, che quindi serve una riduzione corposa della riduzione delle tasse, del carico fiscale, molto più di quanto sia stato fatto fino a questo momento. Per poterlo fare dobbiamo sforare rispetto agli obiettivi che ci siamo dati per i prossimi anni, che prevedono di portare all'1,2 il rapporto deficit-PIL 2018, quindi tenerci praticamente 2 punti di PIL in più, da cui viene fuori circa quei 30 miliardi che lui dice. Però insieme non si può anche dire che staremo riducendo il debito, perché quello che succederà è che il debito aumenterà, perché il debito è il debito dell'anno passato più il deficit che facciamo. Certo. È vero, ecco, che Daveri, però lasciamo stare un attimo il debito, però l'idea di tenere il deficit sotto il 3%, 3% è il limite di Maastricht, ma è il momento in cui tu, se vai oltre il 3%,
hai difficoltà poi a rientrare sul deficit successivi, per cui viene considerata la soglia, la linea del piave per non imbarcare ulteriormente nel debito e deficit. Ma l'idea di mantenerlo sotto il 3%, uno potrebbe dire, beh, ci tiene al riparo da Maastricht, che vede in quella la soglia prima della sanzione, la Francia ce l'ha ampiamente sopra il 3%, e uno potrebbe dire, il fiscal compact fu una follia a suo tempo, recessiva, investiamo questi soldi. A me personalmente quello che non convince del ragionamento di Renzi è la riduzione delle tasse, diciamo, alla parte, diciamo, meno abbiente, perché è tutto da dimostrare che se io riduco le tasse faccio ripartire l'economia. Cioè, noi abbiamo sempre detto riduciamo le tasse sui fattori produttivi anche, quindi imprese e dipendenti delle imprese. Però, diciamo, l'idea stessa di mantenerlo sotto il 3% di poco, insomma, la Francia va avanti così da 2-3 anni. Beh, la Francia ce l'ha ben sopra il 3% in realtà, da anni. La Spagna non vede deficit sotto il 3% dal 2008, quindi non è che saremmo gli unici a farlo. Però noi abbiamo questa particolarità di avere già di partenza un rapporto debito-PIL del 133, mentre i francesi e gli spagnoli, che pure l'hanno aumentato tanto in questo periodo, non casualmente, proprio perché si sono tenuti il deficit alto, la Spagna aveva il 36% di rapporto debito-PIL nel 2007, adesso ha il 95%. Allora, è vero che è successo di tutto e di più in questi ultimi 10 anni, purtroppo anche agli spagnoli, però insomma non si può dire che provare a fare più spesa o meno tasse porti a minor debito, questo sicuramente. Magari può aiutare, perché sicuramente il fatto che la Spagna sia andata bene con il PIL in questi anni è anche dovuto al fatto probabilmente che hanno avuto sicuramente meno austerità di quanto abbiamo fatto noi, però io non credo a un futuro dell'Italia con più spesa, meno tasse, senza che ci sia tutto il contorno, cioè dipende che cosa ci si fa con il taglio delle tasse. Ecco, veniamo a quest'ultimo punto, Daveri, perché ripeto, Calenda oggi dice si può anche ragionare su questo, a parte che si vada avanti con le privatizzazioni, con le riforme, e che questo faccia nascere poi investimenti, nel senso che non resti un taglio così limitato alla pressione fiscale. Lei è di questa idea? Cioè, cosa farebbe se domani, diciamo, dovesse sposare questa idea, questi 30 miliardi in più, come li userebbe? Beh, sì, cioè cercherei di più di tutto che siano permanenti, quindi questa sarebbe la cosa, cioè non per un annetto e poi si vede, perché poi sennò vuol dire fare più deficit futuro. Se fossero 30 miliardi in più, a quel punto si potrebbero destinare sicuramente a spese per gli investimenti pubblici, le infrastrutture, soprattutto nelle zone terremotate, questa è un'importante cosa. Mi sembra che i piani di Industria 4.0 siano già stati finanziati nel bilancio, quindi non richiedono ulteriori risorse, quindi tutta questa necessità di ulteriori tagli di imposte che vadano alle imprese non è che sia poi così evidente. Per quelli che potrebbero andare alle famiglie invece, cioè la riduzione dell'IRPEF e così via, quella è una cosa che chiama in causa tante risorse da trovare, se la si vuole fare in modo da dar soldi al ceto medio, in poche parole, e allora quello però va fatto con la tanto rinviata e tanto odiata controllo della spesa, cioè bisogna farla insieme a un controllo della spesa che finora non c'è stato. Adesso voglio passare ad Adriana Ceretelli, che ci racconterà la posizione dell'Europa abbastanza stizzita, ma insomma qui invece parlo all'economista, al di là del fatto che ragioniamo dell'Italia. Vedo molte dichiarazioni anche scettiche sulla frase di Renzi. Non le sembra però davvero che, dopo che per anni abbiamo detto la Germania non può continuare a imporci l'austerity, la Germania, l'austerity tedesca è recessiva, cioè ha aumentato la recessione, non ti fa uscire, ti servono investimenti pubblici che sono crollati in questo paese. È vero che abbiamo fatto poco risparmio della spending. Se si dice questo, tutte le levate di scudi non siano altro che tattica politica. Cioè, fino a ieri eravamo tutti d'accordo nel dire che questo tipo di gestione europea, con un fiscal compact che abbiamo firmato torto collo nel momento dello spread a 500 punti, cioè, non riusciva a portarti fuori dalla crisi e creava anche problemi di stagnazione economica profonda. E questo sembra andare in quella direzione, davvero, però. Allora dipende un po' chi è che fa deficit, cioè quello che fa sicuramente male è la Germania, che tiene troppo chiusi i cordoni della borsa sua, cioè quando i tedeschi non tagliano le tasse, non fanno un po' più di spesa, avendo uno zero deficit pubblico, stanno facendo crescere meno anche il resto dell'Europa.
che sia l'Italia a invece a poter fare più deficit è molto più controverso, perché comunque il deficit vuol dire debito, vuol dire tasse più alte domani e vuol dire peso più pesante per le future generazioni. Quindi rimango un po' scettico di questo. Peraltro il fiscal, qualcosa che assomiglia al fiscal compact c'è in tutte le unioni civili, cioè in tutte le unioni monetarie e civili. Negli Stati Uniti c'è il fiscal compact, che vuol dire divieto di fare deficit per i singoli stati, che infatti delle volte falliscono. Quello che dobbiamo chiedere noi all'Europa, casomai, non è di abolire il fiscal compact, ma di ai tedeschi di scommettere un po' di più sull'Europa e di consentire che, non so, per esempio il fondo salva stati abbia risorse sufficienti per far fronte alla prossima crisi che potrebbe venire, oppure che finanzi qualche progetto di investimenti pubblici europei in modo più consistente e serio che non il piano Juncker, che era francamente una cosa poco seria. Ecco, questo è quello che io chiederei all'Europa. Mi terrei il fiscal compact, ma vorrei più impegno da parte dei tedeschi a impegnarsi su beni pubblici europei, cioè su forme di spesa e di bilancio pubblico europeo che aiutino la crescita dell'Europa. Allora, nel ringraziare intanto Francesco Daveri, appunto, che ci deve lasciare passo ad Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, perché le reazioni fredde, Adriana, non si sono avute solo a Bruxelles, poi ascolteremo quella di Padova e quella di Calenda, però invece poi vorrei anche arrivare a un tema più delicato che tu ricordavi qualche settimana fa, cioè se questa polemica politica non rischia poi di rappresentare un altro tavolo di trattativa con Bruxelles assieme ai migranti, assieme alle banche, così non riusciamo mai a portare le priorità. Però prima di tutto un commento sulla reazione di oggi, perché Moscovici, commissario europeo, ha detto l'Italia deve rispettare le regole sono intelligenti, sono applicate in maniera intelligente e flessibile, l'Italia non può davvero lamentarsi, ha avuto tutta la flessibilità possibile. E Dijsselbloem, vabbè, il presidente del gruppo, ha detto stare al 2,9% sarebbe fuori dalle regole di bilancio, i paesi non decidono il deficit da sole. Juncker ha anche dichiarato adesso vado a riprendere, e poi c'è stato invece Juncker, il portavoce della Commissione Europea, che ha detto Juncker ha un rapporto molto buono con il Premier Gentiloni e i commissari incaricati hanno un rapporto molto buono con il Ministro Padoan. La Commissione Europea non commenta i commenti di persone fuori da questa cerchia, aggiungo io, anche se sei segretario del PD. Mi dai la lettura, la tua interpretazione autentica della mitica? La mia interpretazione autentica è che se le regole in Europa si possono violare, ma non si dice e non si annuncia che lo si vuole fare. Questo secondo me è il più grosso errore strategico che uno può fare in Europa, e non si annuncia di voler riformare e comunque procedere anche unilateralmente senza fiscal compact, dopo che questo è stato addirittura ratificato dal Parlamento italiano, blindato in Costituzione, eccetera. Questo non è serio e questo fa veramente indignare gli europei, e lo dico con danno evidente per il nostro paese, che già purtroppo non ha una reputazione a prova di bomba, come è noto, e non è da oggi ma da anni, e che quindi rischia di aggravare la sua posizione in un momento in cui l'Europa sta per rilanciarsi, tra l'altro secondo un progetto non dichiarato, ma che così sarà, di Europa a più velocità. Quindi questo vuol dire che già abbiamo un problema enorme economico-finanziario, dato l'enorme debito che abbiamo e la prospettiva che la BCE di Mario Draghi prima o poi sia costretta a ritirare il quantitative easing e dunque gli acquisti di titoli del tesoro. Abbiamo una, quindi ad alzare i tassi perché l'inflazione sta salendo. Abbiamo una crisi migratoria sulla quale siamo sostanzialmente soli perché non c'è in questo caso una politica europea dell'immigrazione, e noi adesso apriamo un nuovo fronte facendoci del male, in definitiva, facendoci del male prima ancora di cominciare a metterci un tavolo delle trattative. Uno queste cose le fa, come dicevo all'inizio, ma non le dichiara. Si mette un tavolo e per esempio dice: ma avete dato flessibilità, io voglio fare le riforme, datemene di più. Lo stesso Macron, che è andato al potere con grande entusiasmo, eccetera, eccetera, e che ha un paese che da 7-8 anni non rispetta il 3%, innanzitutto non l'ha mai dichiarato in anticipo. Secondo, nel discorso che ha fatto in Parlamento e il suo primo ministro in seguito, non
non ha fatto altro che dire che, e oggi Bruno Le Maire, il ministro del tesoro qui a Bruxelles, ha detto: noi intendiamo rispettare i criteri del deficit e al tempo stesso fare le riforme. Impresa pressoché impossibile, ma appunto, ripeto, in Europa si violano i patti, ma non lo si dice. Allora Adriano, adesso abbiamo il meteo, poi ti vorrei appunto, perché questo si va a incastrare con altri tavoli e fronti aperti, in primo luogo quello dei migranti. La cosa singolare è che Bruxelles, anche se ha detto di no, sta reagendo come se avesse parlato il governo italiano. In realtà è il libro del segretario del PD, che è il principale partito di maggioranza, ma è il libro del segretario del PD, è come se avesse... In Germania è un po' diversa la cosa, ma come se avesse scritto il libro un importante esponente della CDU o il segretario della CDU, ma non è Angela Merkel, anche se lì poi coincide. Però, se devo seguire il tuo ragionamento, tra virgolette, il danno di comunicazione è già stato fatto, perché si ipotizza che l'Italia, se dovesse vincere Renzi, non rispetterebbe gli accordi. Devo dire che le alternative sono, se pensiamo ai 5 Stelle o alla Lega, sono abbastanza analoghe, anzi forse in alcuni casi dal punto di vista europeo ancora più radicali, e quindi il clima complessivo, per seguire il tuo ragionamento, di sfiducia, o meglio di inaffidabilità degli italiani, rischia di essere ulteriormente aumentato. Dopo il meteo e la pubblicità, vorrei capire da te come questo si incastri nell'altro tavolo aperto che abbiamo, perché quello bancario forse l'abbiamo chiuso definitivamente, e mi riferisco alle politiche sui migranti e alle porte in faccia che riceviamo dall'Europa. Dopo il meteo, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Gli abbiamo dato tanto, troppo, tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Grefo Cert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800 425 325 o creditreform.it. Apriamo la stagione degli sconti. In Ikea ti aspettano tanti prodotti scontati fino al 40%. E in più, solo per gli acquisti in negozio, extra sconto del 10% per i soci su tanti articoli già scontati. Scopri tutte le offerte del tuo negozio e su Ikea.it. Credimi, presenta la quinta tesi dal manifesto del circolante digitale. Il circolante deve diventare liquido in 2 giorni, non 3 mesi. Sono Flavio Barna di Calpa. Progettiamo sistemi embedded ad alta innovazione. Con Credimi possiamo liquidare i crediti commerciali in maniera semplice e flessibile. È una fonte di credito addizionale per la crescita. Con Credimi incassi le fatture in 48 ore, senza costi di iscrizione o istruttoria, senza burocrazia e scartoffie. Credimi finanzia il futuro. Messaggio promozionale, condizioni sui fogli informativi su credimi.com. Allo skate park, prendere la prima rampa. Al terzo half pipe, saltare a destra, poi a sinistra, poi ancora a destra, poi a sinistra. Esprimi il tuo stile in movimento con Nissan Juke, di Original Urban Crossover. Oggi anche in versione premium con interni in pelle, audio focal 680 watt, navigatore, radio DAB e parking camera a 360 gradi. Solo a luglio, con 1000 euro di extra sconto sul pronta consegna. Gamma Juke da 13.350 euro con permuta o rotamazione. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, io detto, di Trebi Meteo a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Il gran caldo si farà sentire anche nei prossimi giorni su un po' tutto il centro-sud Italia. Qui è ben saldo l'anticiclone africano, quindi tanto sole, ma più che altro le temperature nel pomeriggio saliranno oltre i 33-36 gradi su molte zone interne, quindi lontano dal mare. Nella giornata invece di domani ritroveremo qualche acquazzone temporale sull'arco alpino, quindi Alpi e Prealpi. Non è escluso qualche veloce acquazzone possa interessare anche Piemonte, Alta Lombardia ed estremo nord-est. Con questo per il meteo è tutto. Gli aggiornamenti scaricando l'app di trebimeteo.com. Il mercato italiano continua a calare. E invece quello estero cresce del 40%. Vorresti dire che per crescere la risposta è l'export? Sì, realizzandolo con Nexus International. Nexus sceglie con te clienti e mercati adatti alla tua azienda, garantendoti il risultato passo dopo passo. Lo fa da tanti anni parlando 22 lingue e lasciandoti misurare la sua efficacia di specialista dell'export. Vai su nexusinternational.it.
15 metri, gira a sinistra. Ricalcolo, punta al posto fisso. Ricalcolo, resta single fino a 34 anni. Ricalcolo. Qualunque sia la tua destinazione, raggiungila con nuova Jeep Compass. Oggi tua a 200 euro al mese. TAN 395 TAIG 572. Salvo approvazione FCA Bank. Info e condizioni su Jeep Official. Offerta valida a luglio. Scoprila ai Compass Days. Dal 10 al 15 luglio. Concessionarie aperte fino alle 21. Ricalcolo. Stanco dei rendimenti bassi per i tuoi risparmi? Aspettare mesi per un prestito alla tua azienda ti distrugge? Cambia marcia con borsadelcredito.it. Su borsadelcredito.it puoi ottenere un finanziamento per la tua azienda in soli 3 giorni. È facile e fai tutto dal tuo PC. Oppure puoi investire in aziende sane in tutta sicurezza con un rendimento più alto del 5% e con la massima trasparenza. Presta o richiedi credito. Tutti ci guadagnano con borsadelcredito.it. Messaggio promozionale che non rappresenta sollecitazione all'investimento o all'acquisto di prodotti finanziari. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Cerchi agenti di commercio o rappresentanti? Vai su agenti.it. Papapapapero. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Papapapapero. Focus Economia. Mi convincono se sono articolate, ovviamente stiamo parlando della prossima legislatura, come ho detto, in un piano industriale molto concreto che punti su pochi fattori di crescita del paese e sia in grado di accelerare quello che oggi è un processo in atto, cioè l'aggancio alla domanda internazionale, che per noi significano beni ma significa anche turismo, e che è stato il percorso che banalmente ha fatto la Germania e l'ha portata a una crescita di lungo periodo. Mi sembra che siano temi per la prossima legislatura. Arrivederci. Oh, nell'ordine, avete sentito il ministro Calenda ricordare, attenzione, il nostro problema è aumentare il numero di imprese che si agganciano alla ripresa mondiale, quindi alle esportazioni. La Germania ha le esportazioni che valgono il 50% del PIL, noi ancora il 35%, e invece lapidario Padoan su questa ipotesi di Renzi di tenere il deficit al 2,9% e far saltare il fiscal compact, che sono ipotesi per la prossima legislatura. Adriana Ceretelli, per concludere, quanto rischia di, passami in termini, incasinare la nostra trattativa sui migranti, non una proposta italiana, perché di ufficiale, ripeto, non c'è niente, ma un passaggio del libro dell'ex premier, attualmente segretario del PD? Ma secondo me il rischio non è tanto sui migranti, nel senso che già di aiuti non ce ne arrivano poi più di tanto, ce ne arrivano di collaterali, ma quello, diciamo, l'aiuto redistributivo, che sarebbe quello veramente fondamentale, non ci arriva e difficilmente comunque ci arriverà a breve, ci vorranno anni per fare una politica migratoria comune, e probabilmente non si farà a 27, si farà con un gruppo più ristretto, eccetera. La politica migratoria potrà quindi essere una qualche moneta di scambio in una trattativa ben più complessa e ben più vitale per l'Italia, perché parliamoci chiaro, qui stiamo giocando con la partecipazione dell'Italia dentro l'euro, stiamo giocando non solo con la stabilità finanziaria italiana, ma con la stabilità finanziaria dell'euro. Voglio dire, se noi ci trovassimo sotto un attacco dei mercati, causa instabilità politica, causa inaffidabilità della nostra classe dirigente, ci troveremmo in una situazione in confronto alla quale quella della Grecia è stata, di una leggerezza incredibile. Non è davvero immaginabile il disastro che succederebbe sui mercati e il quasi certo commissariamento dell'Italia, perché la partnership dell'euro è irreversibile, o perlomeno questo vogliono gli europei per dare credibilità all'euro. Quindi dovremmo unilateralmente uscire dall'euro. Abbiamo davanti Brexit, quello che sta succedendo alla Gran Bretagna, che ancora non è successo, eppure la Gran Bretagna era dentro all'euro. Noi veramente stiamo giocando con il fuoco ai miei occhi. E tutto questo perché?
In fondo, voglio dire, guardiamo le trattative degli ultimi due anni. Ci è stata data flessibilità dalla Commissione, ma è stata approvata dall'Eurogruppo. Quindi non si può più dire che siamo nel periodo dell'austerità stupida e draconiana. Stiamo avviandoci verso una riforma della politica economica europea che col tempo porterà a un maggiore equilibrio, anche perché parliamoci chiaro, se Francia e Germania vogliono davvero, come sembra, riformare l'Eurozona e creare un pilastro economico accanto a quello monetario, non ci potrà che essere uno scambio tra rigore e rilancio, perché la Francia è notoriamente da sempre favorevole al rilancio. Quindi anche sotto questo aspetto è intempestivo l'intervento, questo genere di intervento, voglio dire, ci fa solo del male. Ci fa solo oddio, del male. Oddio, semplicemente perché non è il momento e non è il modo di farlo. Guarda, io sono d'accordo con te, nel senso che le trattative, quando anche Renzi era Presidente del Consiglio, più volte abbiamo ricordato come arrivare a Bruxelles con già delle dichiarazioni molto, molto forti non faceva che irrigidire, fatte più che altro per il corpo elettorale italiano, non faceva che irrigidire la controparte, tant'è che proprio tu una volta citavi un Angela Merkel che disse fuori onda e sotto banco a Renzi: se vuoi parliamone, ma non parliamone, diciamo, in maniera così palese, perché poi obblighi anche me a rigidirmi sulle mie posizioni. E poi c'è tutto il tema, a mio avviso, di insomma, quanto di elettorale c'è in queste dichiarazioni. Capisco benissimo la campagna elettorale che sta iniziando, è già iniziata, inizierà brevissimo, però attenzione, perché poi la freddezza c'è stata sia sul fronte degli altri ministri, Padoan e Calenda, ma anche sul fronte dell'Europa stessa. Il numero uno di Forza Italia invece, Silvio Berlusconi, ha detto: è stato un accordo firmato da Renzi e da Alfano a consentire che, lui parlava di migranti, che i migranti soccorsi in mare vengano sbarcati in Italia. Spero che non vi sia uno scambio tra migranti e flessibilità, e quindi spero che non si arrivi a nessuno scambio tra, diciamo, le dichiarazioni di Renzi nel suo libro e la logica di accoglienza sui migranti. Grazie anche a Adriana Ceretelli. Andiamo sul traffico e vedremo se domani vi saranno ancora reazioni o la cosa verrà archiviata, come, diciamo, le proposte del libro dell'ex premier e segretario del PD. Dicevo, andiamo sul traffico e poi la borsa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sai, sto cercando un nuovo responsabile informatico. Fai come me, assumi anche tu Genial Cloud. Genial Cloud? Sì, è una soluzione per la gestione aziendale, l'analisi dati, la condivisione di documenti e la collaborazione. E puoi fare tutto da solo. Sarà costoso. Per niente. Con Genial Cloud ho detto addio ai costi per esperti informatici, software e hardware e ho solo un piccolo canone mensile. Provalo subito anche tu gratuitamente su genialcloud.com. Genial Cloud è un prodotto Avanturn, azienda leader nel self-service cloud. www.genialcloud.com. Strade in diretta. Una buona serata e ben ritrovati. In Lombardia code per un tamponamento tra due autoveicoli sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'innesto con la 7 e quello con l'autostrada del Sole in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto lavori per ripristino a seguito di un incidente, incolonnamenti segnalati tra Val di Sangro ed Ortona in direzione Bologna. Traffico in intensificazione attorno in uscita dai maggiori centri urbani della nostra penisola, mentre sono gli incendi al centro-sud a creare al momento particolari disagi. In particolare nel Lazio, sul grande raccordo anulare di Roma, per la ridotta visibilità causata dal fumo, si viaggia in coda tra la Cassia e la Nomentana in carreggiata interna e tra la Prenestina e la Bufalotta in carreggiata esterna. Disagi sempre per incendi anche sulla 1 di Ramazzone Roma Sud, tra San Cesario e Monteporzio in entrambe le direzioni, e in Sicilia sulla A18 Messina-Catania rimane chiusa sempre per incendio l'entrata alla barriera di Messina Sud in direzione Catania. Per il momento è tutto, ci risentiamo alle 18.15. Allora ricapitoliamo. Computer di bordo? C'è. Airbag esterno a protezione del pedone? C'è. City safety con frenata automatica? C'è. È una Volvo V40 diesel di 2 Kinetic e parte da 19.500 euro. E magari ha pure il controllo elettronico della stabilità. Anche quello. Lo straordinario è di serie con Volvo V40 diesel di 2 Kinetic. Oggi tua a partire da 19.500 euro. Offerta valida fino al 31 luglio 2017 negli showroom Volvo aderenti all'iniziativa. Focus Economia.
17:52 minuti. Allora, la borsa adesso, vedo però una dichiarazione del segretario del PD Matteo Renzi. Ha detto Renzi poco fa: i commissari europei pensino agli impegni sui migranti. Rispetto l'opinione, ma l'Europa dirà di sì al ritorno a Maastricht, che è la proposta di Renzi, cioè torniamo a Maastricht e non al fiscal compact, quindi limitiamoci a mantenere il deficit sotto il 3%, anche al 2.9, ma no, arrivare allo zero. Ma è possibile, ha aggiunto Renzi, che l'Europa ci dica cosa fare e poi non è in grado di mantenere gli impegni per la relocation, il riallocamento dei migranti? Ho grande rispetto, ma iniziano anche loro a far rispettare agli stati membri i propri impegni. E questo è il rischio di questa Europa che sta emergendo, cioè che ha una forza solo di carattere economico con le sanzioni, i richiami, e poi non riesce neanche a ridistribuire gli sbarchi dei migranti. Lo abbiamo detto più volte, vedremo se domani il tema, diciamo, della proposta di Renzi sarà ancora d'attualità. Invece adesso la borsa, più 0,84% Milano, più 0,40% dicevo Parigi, più 0,46% Francoforte, più 0,20% Londra, invariato il Dow Jones. Oggi, da questo punto di vista, nel ringraziare Ciao Condina di Radio Corriere Sole 24 Ore, mi sembra che siano andate particolarmente bene le utilities. Italgas più 3,30%, ma non solo, Saipem più 2% ed Enel più 1,60%. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti. Sì, oggi è stata una seduta in cui Milano è stata la migliore d'Europa, più 0,84%, spinta a rialzo un po' da settori difensivi, appunto come le utility, ma anche come la moda, visto che Moncler ha recuperato il 2,7% e anche Ferrari, che si può associare a questa categoria, è balzata del 3,3%. Quindi focus sui difensivi, non è un caso che anche i titoli di Stato, oggi sia il Bund che il BTP, abbiano riguadagnato posizioni. Dicevi di Italgas, la migliore d'Europa, è la migliore, scusate, di Milano, più 3,3%, va bene anche Enel che recupera l'1,6%, Saipem ha sprintato in chiusura di seduta con il rialzo del greggio, che ora guadagna un punto percentuale e recupera il 2%. Allora, poi dopo vedremo altri titoli, Mediaset, Telecom e Iux, che arretra, se ho ben visto, ma perché lì non è continuato, cioè le voci sull'ingresso di Alibaba non hanno avuto seguito. Ne parliamo dopo il GR24 e poi ricordo anche con la sua ultima analisi in questo programma di Leonardo Maugeri sul prezzo del petrolio e il rapporto Istat sulle donne che lavorano a casa, chiamate casalinghe, ma a me piace chiamarle donne che lavorano solo a casa. Ci sentiamo dopo il GR24. Direttore? Dica, ragioniere! Ma cosa fa la sua mezz'aria? Ma lo sa, ho experience di Inas per gestire le risorse umane e ora mi sento leggero. Ma in che senso? Guardi qui, ah già, non può. Comunque, per la nuova sede all'estero vedo chi sa fare che cosa, chi mandare, quanto ci costa, che norme ci sono. Un click e vedo tutto. Un po' come un drone? Eh? Un pelandrone? No, drone. La tua azienda stava aspettando Experience. Scoprila su inaz.it. Una macchina spaziosa. Che non sia ingombrante però. Decisa. Anche elegante. Un bel SUV compatto. Io veramente pensavo a un crossover da città. È arrivata la nuova gamma X di Opel. Mokka X e Crossland X. Scegli la X che fa per te. Nuova gamma X di Opel. A luglio da 14.900 euro. Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi. Dolcetto Freddi. Nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Lo facciamo 1440 volte al giorno. Alla Welcome Italia siamo fatti così. Diamo sempre il massimo per fornire i migliori servizi di telecomunicazione. Così anche oggi abbiamo controllato una volta al minuto la stabilità delle linee di ogni nostro singolo cliente. E nel frattempo abbiamo risposto al 97% delle chiamate in tre squilli, perché il tempo dei nostri clienti è prezioso. Fidati, possiamo farlo anche per te. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in tre squilli. Ciao, tutto quasi bene, grazie. Senti, per stasera quasi tutto confermato, prenotato in un posto quasi buono. Sì, c'è anche il mio amico quasi simpatico. No, andiamo con il mio che è quasi un Qashqai. Perché accontentarsi se puoi avere Nissan Qashqai? Il momento è ora. Solo a luglio fino a 5.000 euro di sconto in caso di permuta o rottamazione. Tuo da 18.500 euro a tasso zero. Nissan Qashqai. Inimitabile in tutto. Anche nei consumi. Taeguno e 56. Info precontrattuali su Nissan.it.
Nome? Gianni. Professione? Pensionato. Il tuo sogno? Crociera per due e master per mio nipote. Come li realizzi? Grazie a un prestito con cessione del quinto. Chiesto a chi? A me. Da 90 anni ti aiutiamo ad ottenere un prestito dalla persona di cui ti fidi di più, te stesso. Con la cessione del quinto della pensione o dello stipendio, con il tuo lavoro finanzi i tuoi sogni. Grazie a IPL Banca, specialista in Italia per la cessione del quinto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali consulta IEBCC in filiale o sul sito iblbanca.it. Salvo approvazione di IBL Banca. Ciao Luca, tutto bene in azienda? Insomma, l'aumento dei costi energetici in fattura si fa sentire. Se blocco il prezzo contengo la spesa, ma se poi scende, addio al risparmio. Perché scegliere tra due vantaggi se puoi averli entrambi? Fai come me, sottoscrivi Vantaggio Sicuro di Innovazio. Se il prezzo dell'energia sale, hai un tetto massimo che ti protegge dai rialzi. Se scende, ti riconoscono il risparmio conseguito. Innovazio è uno dei maggiori operatori del mercato libero dedicato alle aziende e leader nell'efficienza energetica. Scegli un vantaggio sicuro. Vantaggiosicuro.com. Quando Jack Norris vuole un veicolo tutto d'un pezzo, Fiat Professional glielo fa pagare meno della metà. O sei Jack Norris o hai bisogno di Ducato Easy Pro. Oggi puoi avere Ducato Easy Pro con climatizzatore incluso pagandolo subito 6.200 euro. Nessuna rata per due anni e poi sei libero di restituirlo o riscattarlo. In alternativa hai oltre 10.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna. Segna info su fiatprofessional.it. Per la prima volta Chuck si è tolto il cappello. Fiat Professional, professionisti come te. Che cosa distingue quest'auto da quest'altra? Tecnologia! E la tua impresa che motore ha? Scoprilo con la nuova piattaforma di Comarc per la pianificazione dell'export. Lo strumento per trovare i mercati e i clienti più adatti ai tuoi prodotti. Scegli un temporary export specialist Comarc. Scegli un export di successo per la tua azienda. Vai su comarcspa.it o chiamalo 035 23 33 37. Comarc, Gruppo Tecno Investimenti. Sono le 18. GR24, il sole 24 ore. Bossi padre e figlio condannati per aver usato i soldi della Lega a fini personali. Andranno a processo i cinque carabinieri che avevano arrestato Stefano Cucchi. Dopo qualche giorno di tregua riprendono gli arrivi di migranti, 766 intercettati nel Mediterraneo. Vandali a Palermo danneggiano la statua di Giovanni Falcone. Buonasera dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Umberto e il figlio Renzo Bossi sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Milano per aver usato soldi della Lega per proprie spese. Utilizzo dei fondi del partito a fini personali. Il reato che ha portato alla condanna di Umberto Bossi e del figlio Renzo da parte del Tribunale di Milano è quello di appropriazione indebita. 2 anni e 3 mesi per l'ex leader del Carroccio, 1 anno e mezzo per il figlio. Il giudice monocratico Maria Luisa Balzarotti ha condannato per lo stesso reato anche l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito a 2 anni e 6 mesi. Secondo l'accusa, per Bossi sostenere i costi della sua famiglia sottraendo soldi alla Lega Nord sarebbe stato un modo di agire consolidato e soprattutto concordato con i tesorieri, ossia Belsito e il suo predecessore Balocchi. Me l'aspettavo, non ho nulla da rimproverarmi, è solo il primo grado, andiamo avanti. Il commento di Renzo Bossi, dispiaciuto per la condanna del senatore Salvini, che però spiega: Bossi fa parte di un'altra era politica, la Lega ha rinnovato uomini e progetti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il sole 24 ore. Il GUP del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio dei cinque carabinieri imputati nell'ambito dell'inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi, morto nell'ottobre 2009 a Roma, una settimana dopo il suo arresto per droga. Il processo comincerà il 13 ottobre. Il GIP di Milano Gargiulo ha respinto la richiesta di archiviazione dei PM e ha disposto l'imputazione coatta per Marco Cappato, l'esponente dei radicali che ha accompagnato in Svizzera DJ Fabo per il suicidio assistito. La procura di Milano dovrà quindi chiedere il rinvio a giudizio di Cappato, che è accusato di aiuto al suicidio. Dopo qualche giorno di tregua sono ripresi i salvataggi nel Mediterraneo centrale e oggi sono state tratte in salvo 766 persone in 6 diverse operazioni. Per la terza volta in 10 anni è stata danneggiata la statua di Giovanni Falcone, che si trova davanti alla scuola Falcone Borsellino nel quartiere Zen di Palermo. Alla statua è stata staccata la testa, mentre il busto è stato divelto e scagliato contro un vetro dell'istituto mandandolo in frantumi. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.
Si infiamma il dibattito in Parlamento per la proposta di legge Fiano, oggi in aula alla Camera, che introduce il reato di propaganda del regime fascista. Un provvedimento sostanzialmente liberticida per il Movimento 5 Stelle. Per Matteo Salvini della Lega non ha più senso il reato di opinione. Un conto sono le minacce, gli insulti o l'istigazione al terrorismo, altra cosa sono le idee, belle o brutte, che si possono confutare ma non arrestare, dice Salvini. Così invece il deputato del PD, Emanuele Fiano, intervistato da Elisabetta Fiorito. Noi non stiamo parlando di reati di opinione. Le opinioni sono libere in questo paese, difese dalla Costituzione, ma diffondere un'idea che contrasta la libertà, come è il fascismo, quello per noi è un reato. Lo è per noi che lo abbiamo imparato dai padri costituenti. Dunque i 5 Stelle si mettono contro la storia della Costituzione, perché definire liberticida l'individuazione del reato di propaganda di idee fasciste vuol dire non aver capito nulla della storia di questo paese ed essere pericolosamente ancora dalla parte sbagliata. Con la cronaca ci spostiamo a Bari. Ha picchiato la compagna perché non aveva lavato i piatti. La donna, una polacca di 30 anni, è morta giovedì scorso, mentre l'uomo, romeno di 44 anni, è stato fermato oggi e si trova in carcere a Bari con l'accusa di omicidio volontario per avere picchiato la compagna facendola cadere e lasciandola per ore svenuta per terra. L'alta corte britannica, chiamata oggi a pronunciarsi su nuove prove di una possibile terapia alla malattia che colpisce il piccolo Charlie Gard, ha deciso che si dovrà tenere una nuova udienza. Charlie, lo ricordiamo, è affetto da una rarissima forma di patologia mitocondriale che causa un progressivo indebolimento dei muscoli, fra cui quello cardiaco. E adesso il calciomercato. Il primo pezzo del puzzle è andato al suo posto. Antonio Donnarumma, fratello maggiore di Gigio, ritorna al Milan dai greci dell'Asteras Tripolis. Prologo alla firma del portierone, che arriverà a breve per 6 milioni di euro l'anno per 4 stagioni. Per Antonio invece, 27enne, ingaggio da 1 milione di euro. La Juventus intanto stringe per Bernardeschi e Douglas Costa, l'Inter abbraccia l'altro viola Borja Valero, ma nel frattempo a fare il colpaccio ci pensa il Verona, che appena risalito in A mette insieme un attacco che sarà pure vintage, ma davvero niente male sulla carta. A Pazzini si sommano infatti Alessio Cerci, in cerca di riscatto dopo il doppio fallimento tra Milan e Atletico Madrid, e Antonio Cassano, che a 34 anni e dopo un'annata passata in tribuna lascia la Samp e ritrova proprio il pazzo, in coppia col quale seppe trascinare proprio i blucerchiati in Champions. Era il 2010, ma i sogni, si sa, non invecchiano mai. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, torniamo alle 19. Da 10 anni InfoCert è innovazione e trasformazione digitale, con la fiducia di oltre 1,5 milioni di clienti. Vai su infocert.it e scopri quello che possiamo fare per te. InfoCert, gruppo Tecno Investimenti. Eccola, la Fiat 500. E per una visibilità totale potete aprire il tetto a piacere. Così l'azzurro del cielo vi sarà compagno di viaggio. Oggi come ieri, nuova Fiat 500 anniversario. Cabrio berlina in edizione speciale, in due nuove tinte vintage. Gamma 500 da 99 euro al mese e dopo due anni puoi decidere di restituirla. TAN 395 TAG 923 salvo approvazione FCA Bank fino al 31 luglio in caso di permuta o rottamazione. Info su fiat.it. Collegati con Piazza Affari, il rialzo ai bot con lo yen al top per l'hip hop e lo spread con la Fed, male i brick del Brent e la broom del PS che accusa un buco nella bolla. Quando si parla di soldi, meglio essere chiari. Money Farm è l'unico servizio in Italia che ti guida in modo semplice in un percorso di investimento online e ti mette a disposizione un consulente dedicato sempre pronto a seguirti. Visita moneyfarm.com e apri il tuo conto in 5 minuti. Money Farm, è sempre un buon giorno per investire. Principe? Baronessa, che piacere! Ma che fa con una bolletta Green Network? Risparmia? È della mia assistente. Per lei, principe, ci vuole una di quelle vecchie care compagnie tradizionali. Care soprattutto. Ma sì, in fondo cosa sono, pochi urini in più? Ammazza che trambata, una bella differenza. Ad io magari intanto chiamo l'800-584-585 o vado su greennetworkenergy.it. Chiama, chiama. Green Network, hai sentito la pronuncia di Oxford? No.
Hai saputo che hanno assunto un nuovo responsabile informatico? Davvero? E chi è? È Genial Cloud. Genial Cloud? Non è un collega, è una soluzione per la gestione aziendale, l'analisi dati, la condivisione dei documenti e la collaborazione. E potremo fare tutto da soli. Chissà quanto sarà costato. Ma che? Con Genial Cloud non abbiamo più costi per esperti informatici, software e hardware e paghiamo solo un piccolo canone mensile. Genial Cloud è un prodotto Avantune, azienda leader nel self-service cloud. Puoi provarlo anche tu subito e gratuitamente su genialcloud.com. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Concludiamo l'approfondimento di borsa con Ceo Condine. Dicevamo di UX Net-a-Porter meno 3,30% debole anche Telecom Italia meno 1,80%, UBI Banca meno 0,90% e Mediaset meno 0,70%. Sì, allora diciamo su UX, settimana scorsa c'era stata questa indiscrezione non confermata di un possibile interesse per rilevare una quota di appunto di UX da parte del colosso cinese Alibaba, indiscrezione che non ha avuto seguito e quindi diciamo è arrivato qualche realizzo. Per quanto riguarda Telecom Italia e Mediaset pesano fattori diversi, su Telecom pesano di più le nuove voci che si sono rincorse di un possibile addio della di Flavio Cattaneo per frizioni con Vivendi. Per quanto riguarda Mediaset invece, oggi c'è stata è stato comunicato che l'udienza al TAR per il ricorso contro la decisione Agcom da parte di Vivendi sarà a febbraio 2018. Ricordiamo che Agcom ha imposto a Vivendi di uscire o da Telecom o da Mediaset. È chiaro che da qui a febbraio insomma il tempo è tanto, l'incertezza pure, e quindi una prospettiva così lunga è stata penalizzante appunto per il titolo Mediaset. Allora andiamo sui migliori e peggiori. Gefran più 12,80, Landi Renzo più 12,30, Remo De Medici più 11,40, fronte opposto invece vede Merck meno 7,60, SafeBank meno 6,70 e Abitarin meno 4,90%. Nel ringraziare Ceo Condine di Radio Corriere sulle 24 ore, noi restiamo sui temi dei mercati, ma in questo caso mercati delle commodities, mercato petrolifero. Perché? Perché da un lato dicevamo in apertura che oggi il petrolio è tornato a calare a $44 al barile e il Cremlino ha chiarito che non ci sono ulteriori accordi tra i paesi OPEC e non OPEC, la Russia non appartiene all'OPEC, per una riduzione ulteriore della produzione di petrolio oltre a quello attualmente in vigore. Il prossimo 24 luglio a San Pietroburgo è in programma una nuova riunione ministeriale dei paesi OPEC. Ne parliamo però anche per una vicenda che ci ha addolorato, nel senso che uno dei massimi esperti a livello mondiale di petrolio e materie prime di carattere minerale è scomparso oggi in maniera molto prematura, aveva solo 53 anni, mi riferisco a Leonardo Maugeri, economista, manager di Firenze. La sua carriera insomma l'ha passata quasi tutta all'ENI e poi invece negli ultimi anni insegnava prima al MIT e poi al Belfer Center di Harvard con centinaia di pubblicazioni. Fu chiamato all'ENI da Franco Bernabè e poi lanciato dal successore Vittorio Mincato, che nel 2000 lo nominò alla carica più importante, diciamo, oltre a quella di amministratore delegato, ossia direttore delle strategie dello sviluppo, e divenne il suo manager di fiducia. Pianificò la strategia dell'ENI che portò l'ENI in 5 anni a raddoppiare la produzione giornaliera di barili fino a 1.730.000 barili. Fu appunto convincato e il direttore generale Stefano Cao tra i protagonisti del rilancio dell'ENI dopo le vicende del 92 e vicende anche giudiziarie. Quando però arrivò il nuovo amministratore delegato Paolo Scaroni nel 2005 lo mise in ombra, nel 2011 Maugeri lasciò il gruppo. È stato numerose volte nostro ospite, sia in anni che forse qualcuno ricorderà ormai 13-14 anni fa, anche 15, nel presentare un bellissimo libro che invito tutti a leggere, si chiama Petrolio, che ti racconta, al di là di tante balle e mistificazioni, che cos'è il mercato del petrolio, a partire dal fatto che il petrolio non si estrae liquido, cosa che molti immaginano, ma dalle rocce. E soprattutto lo avevamo ospite anche recentemente per commentare quello che stava capitando al prezzo del petrolio. Devo dire che Leonardo Maugeri
ha sempre avuto una lucidità e capacità previsionale incredibile. Vorrei fare riascoltare un brano, non tutta, dell'intervista che realizzò con noi un anno fa, quando il tema era il braccio di ferro tra Arabia Saudita e Stati Uniti, l'Arabia Saudita che buttava giù il prezzo di produzione per buttare fuori dal mercato i produttori piccoli di shale oil americano, e Maugeri disse non servirà a nulla e il prezzo del petrolio non tornerà a salire. Devo dire che a distanza di un anno, come spesso è avvenuto con Orlando Maugeri, aveva ragione. Ormai l'Arabia Saudita si trova in un cul-de-sac in cui è isolata politicamente e non riesce più a gestire il mercato del petrolio, non è riuscita a evitare lo sfacelo provocato in gran parte dallo shale oil. Si vede risorgere l'Iran, il suo odiato rivale storico nel Golfo Persico, ha un problema crescente anche di gestione del fondamentalismo islamico. Quindi io l'Arabia Saudita guarderei con molto scetticismo anche l'annuncio che ha fatto rispetto alla costituzione del mega fondo sovrano, allocazione, con molto scetticismo. Sto scrivendo per questo, anche per Il Sole, perché di questi annunci l'Arabia Saudita, se voi guardate gli ultimi 50 anni, ne ha fatti tanti. Periodicamente, no, ogni crisi dei prezzi del petrolio ha annunciato grandissimi programmi, l'ultimo lo annunciò alla fine degli anni 90, quando il greggio stava a $10, il futuro Re Abdullah. Tutti questi anni di modernizzazione, di affrancamento dal petrolio sono sempre falliti. Andando sul fronte più prospettico, Maugeri, siccome oggi commentavamo una deflazione in Europa e in Italia, che sono d'accordo con chi scrive fa comodo a chi ha retto fisso, però attenzione, abbiamo parlato molte volte, la deflazione non è una buona notizia nel medio termine, però ci manca solo che con un'economia stagnante, in leggera ripresa, arrivi un'inflazione importata per via di un aumento del prezzo del petrolio. Ossia, le previsioni che voi fate per il prezzo da qua, diciamo, al 2017, come vedono collocarsi il prezzo del petrolio? Sempre tra i 37, 36 e 45 dollari il barile? Sì, guarda, io penso che ci sia in questo momento un'euforia sul petrolio che c'era anche l'anno scorso di questo periodo. Io l'anno scorso di questo periodo avvertì che quell'euforia era non giustificata, che entro la fine dell'anno, probabilmente entro l'inverno, ci sarebbe stato un altro collasso dei prezzi. La stessa cosa dico adesso, c'è un'euforia ingiustificata dai fondamentali, quindi in particolare dall'offerta che continua a crescere e della domanda che non cresce quanto dovrebbe, poiché andiamo verso l'estate, è logico aspettarsi che il prezzo continui a crescere un po'. Mi aspetto che poi verso l'autunno e l'inverno ci sia di nuovo una caduta sensibile. Mi scusi, perché dovrebbe crescere verso l'estate? No, nel senso che magari... Perché l'estate è il periodo dell'anno in cui nel mondo si consuma più benzina. E tipicamente, se lei vede l'andamento dei consumi, dei prezzi della benzina, che poi è il primo prodotto petrolifero consumato al mondo, crescono come parte la primavera e si va verso l'estate, perché è il momento del picco dei consumi nei trasporti, e poi iniziano a scendere in autunno e cadono in inverno. Quindi tradizionalmente la stagionalità del petrolio è molto forte d'estate, primavera-estate, ed è molto più debole. Quindi Maugeri, per concludere, lei ritiene che ci possa essere ancora qualche ritocco verso l'alto, ma poi se ci dovessimo risentire verso novembre o dicembre saremo di nuovo intorno ai $40 al barile? Sì, io mi aspetto appunto che magari più verso gennaio potremo essere anche sotto i $30 al barile. Anche sui 30? Quindi farei grande attenzione, sento tutti che dicono il peggio è passato, fare molta attenzione a dire che il peggio è passato. Che oggi l'Eni ha chiuso il primo trimestre in perdita, e anche un gigante come ExxonMobil ha dimezzato gli utili, ha gli utili più bassi, adesso vado a riprendere la notizia, era di oggi, l'abbiamo letta in apertura, ExxonMobil ha registrato gli utili più bassi dal 99. Lei si attende su un periodo di sofferenza per i colossi petroliferi? Sì, me lo aspetto, e anche in questo caso, non per dire l'avevo detto, ma lo scrissi nel 2012 per il New York Times, che sarebbe arrivato un periodo di grande sofferenza.
E questo è un periodo di grande sofferenza che è destinato a perdurare per tutti i grandi colossi petroliferi. Purtroppo anche qui la capacità di analisi, no, nei conti delle grandi compagnie petrolifere che vedo in giro è molto bassa, è molto superficiale, ma la situazione per i grandi gruppi petroliferi sta molto peggio di come appare. Abbiamo voluto ricordare così Leonardo Maugeri, ripeto, uno dei più grandi esperti al mondo di petrolio, e non a caso scrive oltre che su Sole 24 Ore anche sul New York Times, insegnato prima all'MIT e poi ad Harvard, e dal punto di vista di chi vi parla anche un sincero amico. Traffico. Credimi presenta l'ottava tesi dal manifesto del circolante digitale. In un mondo connesso, la situazione del circolante è facilmente accessibile e consultabile, sempre e dovunque. Sono Gaetano Favia della Favia SRL. Credimi rende liquido il circolante in 48 ore e disponibile online la storia dei finanziamenti, i costi e le scadenze. Un grande aiuto per la mia azienda. Con Credimi incassi le fatture in 48 ore, senza costi di iscrizione o istruttoria, senza burocrazia e scartoffie. Credimi finanzia il futuro. Messaggio promozionale, condizioni sui fogli informativi su credimi.com. Strade in diretta. Una buona serata e ben ritrovati. In Lombardia code per un tamponamento tra due autoveicoli sulla tangenziale ovest di Milano tra Corsico e l'innesto con la 1 in direzione Bologna e per curiosi in carreggiata opposta. A causa dei temporali in corso si viaggia lentamente sempre in Lombardia sulla 9 Renate Como Chiasso tra la barriera di Como Grandate e Chiasso in ambo le direzioni di marcia. Sulla 14 Bologna Taranto code per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso l'Autosole e per lavori di ripristino a seguito di un incidente avvenuto questa mattina, incolonnamenti segnalati tra Val di Sangro ed Ortona sempre in direzione Bologna. Code per incidente sul tratto toscano dell'Autosole tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione Napoli e sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione sempre Firenze. A causa invece di un veicolo in panne si viaggia lentamente sulla A11 Firenze Pisa tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese in direzione Pisa. Questo è al momento le notizie più importanti, ci risentiamo alle 18.45. Sono Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum e ho 30 secondi per raccontarvi quanto è veloce pagare con Apple Pay. Ma è così veloce che è bastato un secondo. Quindi ora mandiamo i disclaimer. Lentamente però. Pubblicità. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità. Apple Pay è un marchio di Apple Inc. Fogli informativi, norme ed elenco dispositivi compatibili su bancamediolanum.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta, dico solo ad alcuni ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666 che l'intervista che abbiamo mandato in onda, un pezzo dell'intervista, era molto più lunga, a Leonardo Maugeri, scomparso oggi, questa mattina, all'età di 54 anni, era appunto per ricordare la memoria, non è, magari alcuni l'hanno sentita nella parte finale, non è un'intervista di oggi, ecco perché i riferimenti erano la prospettiva, ma si è tutto poi verificato. Ultimo tema, dicevo, l'Istat che oggi fotografa il mondo delle casalinghe, o per meglio dire delle donne che lavorano a casa e non hanno un lavoro fuori casa. In 10 anni ce ne sono 500.000 in meno, sono 7.300.000, l'età media è 60 anni, meno di una su 10, meno del 10%, l'8,5% è giovane, nel senso che ha meno di 34 anni, però la cosa preoccupante è che tra le giovani una su 5, cioè il 20%, vive in povertà assoluta, mentre in quelle che lavorano la percentuale scende al 5% e le casalinghe più anziane anche scende è al 5%, quindi sono molte meno rispetto a quelle anziane e tra l'altro sono tutte le casalinghe in generale in Italia sono prevalentemente collocate nel centro-sud del 64%. Però pur essendo poche quelle giovani, quando sono casalinghe hanno un tasso di povertà assoluta che è 4-5 volte più alto rispetto alla media delle casalinghe, metà delle quali non ha mai lavorato fuori casa, ripeto la parte del leone lo fanno le casalinghe anziane che hanno più di 65 anni, superano i 3 milioni, e dicevo non hanno mai lavorato fuori casa. Tra l'altro c'è un dato abbastanza significativo, oltre 8 casalinghe italiane su 10 non sono connesse al web, l'82%, anche quando sono giovani, sono
il 41% solo quelle collegate al web contro l'80% delle donne quando invece lavorano, e solo il 30% legge libri e il 15% visita musei. Dottoressa e professoressa Carla Facchini, che insegna sociologia della famiglia all'Università Milano Bicocca, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Professoressa, potremmo archiviare la cosa come col dato aggregato, vabbè, la stragrande maggioranza ha più di 65 anni, solo l'8% ha meno di 34 anni, è un fenomeno, diciamo, anagrafico che va via via riducendosi, tant'è che l'Istat ci dice che in 10 anni ci sono comunque 520.000 casalinghe in meno. In realtà, guardando dentro il dato, è oggettivamente preoccupante la soglia di povertà assoluta che hanno quelle che sono casalinghe e hanno meno di 34 anni, e anche l'assenza di, diciamo, non tanto del web, ma di contatto, di legame con il mondo esterno. Dunque, per quanto riguarda la maggiore incidenza della povertà, mi sembra abbastanza comprensibile. Sono famiglie, per definizione, le casalinghe non producono un reddito, quindi si tratta di nuclei in cui di norma è presente solo il reddito del partner, se sono sposate, se sono in coppia, ed eventualmente dei figli. Quindi, come dire, certamente c'è una situazione di problematicità economica molto maggiore dovuto al fatto che si tratta di famiglie monoreddito. Secondo me il problema non è solo rispetto alle donne, alle casalinghe che sono in condizione di povertà. Il problema è che sono in questa condizione di povertà anche i figli di queste donne, di queste, certo, coppie. Quindi il problema mi sembra che si ponga soprattutto per quanto riguarda il contesto in cui crescono i figli, che sono più, diciamo così, più probabilmente a rischio di povertà, e che sono ancora di più se poi come dire, le coppie di cui le casalinghe fanno parte e vengono a sciogliersi, e quindi viene anche a mancare il reddito maschile, o si viene molto a ridurre. Ecco, nel leggere il rapporto, però, professoressa, lei ha avuto, ne ha, diciamo, dedotto che soprattutto per chi, chiaramente, chi ha meno di 65 anni, quindi sarebbe nell'età lavorativa piena, la scelta è una scelta obbligata, cioè mancanza di formazione, di qualifiche e quant'altro, oppure è una scelta, mi passi il termine, ragionata, e cioè se viene offerto un lavoro di bassa qualità economica, di bassa remunerazione, più il costo che tu hai nel dover cercare un collaboratore familiare e quant'altro, che non quello che hai nel restare a casa, cioè è dovuto a un'assenza di opportunità perché tu non ti sei mai formata, o a delle opportunità spesso così deludenti che entri nella cerchia, nel novero di quelli che non lo cercano nemmeno il lavoro perché sono sfiduciate e dicono tanto vale restare a casa. Allora, il dato che Istat evidenzia molto bene è che la presenza delle giovani donne casalinghe è consistente soprattutto nel sud, nelle regioni del nord, nord-ovest e nord-est è molto minoritaria. Allora, se noi consideriamo che il tasso di scolarità superiore nelle regioni del nord e del sud è non è così differenziato, è abbastanza simile, possiamo ipotizzare che buona parte delle casalinghe siano casalinghe perché non trovano delle opportunità lavorative consistenti, e più correttamente il rapporto che c'è tra reddito che potrebbero percepire con i lavori che sono disponibili in quelle situazioni con bassi. Volevo anche precisare che c'è una correlazione molto forte, e c'è sempre stata in Italia negli ultimi 60 anni, tra tasso di casalinghitudine e livello di scolarità. Le casalinghe sono soprattutto nelle fasce meno scolarizzate. Più si sale nelle fasce scolarizzate e questo fenomeno diventa consistente. Quindi questo è l'aspetto da considerare. Allora, in questa logica c'è un problema di rapporto tra il vantaggio di lavorare fuori casa e chiaramente se il lavoro fuori casa è poco retribuito, è molto faticoso, è
non necessariamente è rilevante in termini dell'identità individuale dei soggetti, beh, tutto sommato è preferibile restare a casa, ecco, cioè non cercare lavoro. Quindi è un problema, credo, soprattutto di un rapporto tra il costo della lavorare comunque fuori casa e i vantaggi economici che ne conseguono. Quindi è un problema di rapporto, non è un problema di mancanza in assoluto, probabilmente di opportunità. Sì, lei citava giustamente anche l'identità sociale, nel senso che i soldi sono importanti, però se poi non ha nemmeno non è nemmeno un salto nella tua identità, collocazione e chiamiamolo così status sociale da questo lavoro, tanto vale a questo punto nemmeno cercare un lavoro. E questo risulta chiarissimo, appunto, come le diceva, dall'incrocio di alcuni dati statistici oggi diffusi dall'ISAT. Grazie anche alla professoressa Carla Facchini, che insegna sociologia della famiglia all'Università Milano Bicocca. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto l'augurio di una buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24, libera la voglia di fare.